numero 1 Serra tra i pali, poi Spinelli numero 2, numero 3 Marino, 4 Bregasi, 5 Ferrari, 6 Salto, 7 Cesario, 8 Masavur. In Italia, dopo tante esperienze all'estero, Perroni può ripartire ancora il Chieti. Rossi può provare il tiro, Barone in due tempi la blocca, prima conclusione. Rea ci arriva, punta Spinelli, può partire un cross, Rea si inserisce in area di rigore, c'è spazio, la mette giù, Cabella si gira il destro, la parata di Serra in calcio da... stato servito dai compagni in velocità, attenzione ancora, un pallone buono in area di rigore, il passaggio, un tiro cross, non ci arriva Raffini. Quindi c'è ancora un po' di tempo per le speranze delle due squadre. Attenzione alla Chieti. Palmisano prova a far scorrere poi la palla che sbatte sull'attaccante. 10 minuti di pausa e poi torneremo in diretta per raccontarvi le squadre nero-verde. Secondo tempo che intanto inizia in questo istante. Entrambe le squadre cercano punti oggi. Quest'anno è reduce da ben 3 sconfitte consecutive in casa. Vuole ovviamente invertire questo trend. Attenzione però, Barone perde un pallone sanguinoso, poi arriva sulla sfera, gioco interrotto. Vediamo la scelta del direttore di gara che va ad ammonire Barone. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo, perché il Chieti ovviamente può far male alla difesa di statuto. Proprio in questa occasione Cesario il destro, la palla che è tra... quando mancano 20 minuti al 90esimo. Masavud prova ad arrivare sulla sfera, la tiene in campo, poi viene detto Mauro Chire dall'audio di Zacca 2, palla buona per Riosa, attenzione al Chieti, Cesario allarga per Antonio in area di rigore col mancino, palla dentro, Barone non ci arriva e poi il palo, l'azione ancora viva, Bregasi, la palla è tra in porta dell'incontro e ora per la Roma City c'è un... corner teso, palla al limite, Napoleoni, palla centrale, la parata di Serra, ha provato a farsi vedere il nuovo acquisto della Roma City, per Meo, prova a calciare col destro, spera che scivola sul fondo alla destra della porta di Serra e ora possiamo dirlo, finisce qui, arriva la corsa alla salvezza della squadra di statuto, dal Riano Athletic Center è tutto, l'appuntamento tra 2 settimane per la prossima gara casalinga della Roma City.